Noi adesso continuiamo con la nostra manifestazione, prego naturalmente coloro i quali dovranno intervenire di limitarsi ad un saluto breve, flash, un minuto e mezzo, massimo due minuti. Cominciamo con Enzo Infantino della Fondazione Stato il Vento. Buonasera a tutti, grazie, sì, grazie alle sardine, grazie a Jasmine per aver voluto qui a Riace organizzare questa bellissima manifestazione. Nessuno penso immaginava che da tutta la Calabria, da tutta la nostra bella regione potesse arrivare così tanta gente, ma evidentemente anche qui nella nostra regione, l'avete già dimostrato a Reggio Calabria e lo state ancora dimostrando qui a Riace, c'è necessità, c'è voglia di uscire allo scoperto e di gridare, di urlare finalmente che non abbiamo più bisogno di quelle parole d'ordine, di quella propaganda di Salvini di cui prima parlava Mimmo Lucano. C'è bisogno invece di umanità, c'è bisogno invece di una nuova umanità, di una nuova società. E voi lo state dimostrando, avete avuto questa capacità, ecco perché io sono qui, a nome della Fondazione, ringrazio per averci invitato e ringrazio per aver voluto che intervenissimo, perché la Fondazione sta supportando i progetti di Mimmo Lucano. Mimmo, da quando è rientrato a Riace, si è messo subito a lavorare, sono state riaperte le botteghe, è partito il frantoio di comunità e la Fondazione sta aiutando Mimmo per cercare in qualche modo di portare avanti questa sua mission che è partita tantissimi anni fa, quando ancora non si parlava di accoglienza nel nostro paese. Ecco, io penso che da qui però oggi, e finisco questo mio intervento, deve partire da Riace, proprio da un nuovo luogo simbolo di pace, di accoglienza, di umanità, un appello forte ai potenti del mondo. In questo momento storico stiamo vivendo, diciamo, una forte preoccupazione. Il Medio Oriente, un luogo geografico che io conosco bene per essermi recato più volte, in questo momento spirano venti di guerra molto forti. In questo momento il mondo è governato da un pazzo che si chiama Trump e che sta, diciamo, ancora una volta provocando, diciamo, dei conflitti in quell'area già martoriata, che è appunto il Medio Oriente. Noi da qui da Riace, io penso che, se Mimmo è d'accordo, noi possiamo lanciare un appello forte che giunga appunto alle orecchie dei potenti del mondo e che vada al di là dei nostri confini. No alla guerra, sì alla pace. Basta sempre la vittoria. Grazie Enzo. Mario delle sardine di Cosenza. Avanti velocemente, perché il buio incombe. Buonasera a tutti, io sono Mario da Cosenza. Scusate, io ho degli appunti perché non sono abituato, insomma non avrei mai immaginato di stare qui in mezzo a voi, ma questo è successo perché è il bisogno ora di dare una risposta attraverso la nostra partecipazione. Il tempo in cui viviamo ci ha messo di fronte a questa necessità, quindi alla necessità dell'impegno personale di tutti quanti, indistintamente. Noi siamo qui tutti insieme a salvaguardare la Costituzione e i suoi principi fondamentali, la nostra cultura di pace e la nostra storia di accoglienza e di umanità soprattutto. Vogliamo ristabilire un linguaggio consono alla politica, al dibattito politico, alla serietà che merita e quindi il dibattito politico, e quindi rimettendo l'uomo e i bisogni dell'uomo al centro. La minaccia proviene da una certa classe politica sconsiderata, senza scrupoli, arrivista e completamente priva di valori umani, che pratica, soprattutto attraverso i social, un linguaggio fatto di mistificazione, di disinformazione, di istigazione all'odio, di divisione, al solo scopo di voler accrescere il proprio consenso personale, a discapito dell'interesse nazionale, perché noi stiamo vedendo che questi soggetti non sono in grado di fare interessi nazionali. Come abbiamo visto il plauso di Salvini all'intervento di Trump, forse Salvini si è dimenticato che là ci sono dei militari italiani, forse Salvini si è dimenticato della sofferenza di chi pagherà questo gesto, di una probabile escalation a un conflitto di dimensioni probabilmente solo alla seconda guerra mondiale. Quindi questa superficialità noi la condanniamo con fermezza.
E quindi chiediamo quindi che tutte le persone responsabili ecco, si mobilitino attraverso questi valori. Poi un altro esempio di questa politica chiappa-like, un esempio io direi anche un po' di basso livello. Abbiamo visto il video in cui si prendeva il gioco di Papa Francesco quando ha tirato un buffetto a una fedele un po' irrequieta. Ecco, questo è un esempio di basso livello, però io dico al signor Salvini, Papa Francesco si è scusato per quel buffetto, per quel semplice e ingenuo buffetto. Ora noi invece attendiamo le sue scuse per tutte le donne che tutti i giorni vengono offese sui tuoi canali social, per tutte quelle donne che hai lasciato in mezzo al mare, nella tempesta, per tutto il male che direttamente o indirettamente hai provocato. Quindi noi, da buon cristiano, quale ti dici, tu dici di essere, lei dice di essere, noi aspettiamo queste scuse ancora. E un ultimo saluto e un abbraccio a tutti i calabresi che in questi giorni, oggi soprattutto, stanno lasciando la loro terra, i loro cali per insomma, raggiungere le città e i luoghi dove sono stati costretti ad emigrare per sopravvivere. Noi chiediamo questo, chiediamo il diritto a vivere e in questa terra attraverso tutti gli strumenti che la Costituzione ci indica. Grazie mille. Grazie a te Mario, è il turno di Filippo delle Sardine di Reggio Calabria. Dove sei? Ecco, manifestati. Buonasera anzitutto e grazie per aver accolto il nostro appello, soprattutto a tutti coloro che vengono da fuori Reggio e da fuori Regione. Io volevo portare un messaggio che abbiamo dato a Reggio. Reggio ha un debito nazionale perché Reggio Calabria ha eletto Salvini. Tilde Minasi, adesso d'altronde candidata alle regionali, donna politicamente di Scopelliti, ora ancora ad oggi in carcere, gli ha ceduto il posto. Quindi come potevamo noi di Reggio non essere lì il 27 o essere qui quando quest'uomo è sostenuto a Reggio Calabria da coloro che l'hanno devastata e da una fila di pregiudicati? C'è stato un titolo su un quotidiano locale che faceva un report della presentazione del loro coordinamento locale su Reggio, il titolo era La Lega dei Mostri. Questo dà l'idea. Quindi noi abbiamo intanto questo debito, ma non vogliamo chiedere scusa, è un debito etico, politico, e siamo qui a rimarcare l'idea che non possiamo accettare quel tipo di manipolazione che da noi in Calabria viene praticata dalle persone dell'Andrina. Cioè Salvini esaspera il tuo senso di insicurezza, la tua paura, per poi dirti sì però non ti preoccupare, ci sogno io. Noi non lo accettiamo e dobbiamo smontare questo linguaggio, come diceva Mimmo, rispondendo alle insicurezze sociali con la giustizia sociale, perché fin tanto che non ci faremo promotori in ogni luogo di giustizia sociale, noi non ne usciremo fuori. Le Sardine di Reggio Calabria camminano sia a Reggio che fuori, accanto alle battaglie dei migranti, accanto alle battaglie dei movimenti LGBT, accanto alle battaglie dei Fridays for Future, perché riteniamo che serva un mondo sostenibile sia a livello ambientale che a livello sociale. A stasera. Grazie anche a te. Filippo Alfonso delle Sardine di Crotone. Dove sei Alfonso? Eccolo. Grazie dell'invito, grazie a Mimmo e grazie a Mimmo che è qua vicino a me. Sono onorato e orgoglioso di esserti vicino. Mimmo, tu sei stato combattuto perché hai dimostrato che un altro modo, un altro modello, un altro modo di fare economia, di fare umanità e di fare accoglienza è possibile. Tu sei stato condannato a portare questa croce, scusami, perché hai dimostrato che si può fare, e l'hai fatto con la tua umiltà, col tuo coraggio, con le tue idee, con i tuoi valori,
che sono i valori di quella vera sinistra che esiste e che non ha mai abdicato alla lotta al capitalismo, perché la lotta al capitalismo è l'elemento fondante e che ci unisce tutti, perché noi vogliamo un modello diverso di umanità. E Mimmo Lucano ha dimostrato che questo modello diverso di umanità esiste, è qui ed è a Riace, e noi siamo orgogliosi di essere con te, Mimmo. Grazie. Grazie anche ad Alfonso. A Riace era stato realizzato qualcosa di importante. Purtroppo abbiamo qualche problema con l'audio. Dovete stare da questa parte, non di fronte alla testa. Era stato realizzato un ambulatorio medico a titolo gratuito dove tutti potevano accedere. È stato chiuso ed è un fatto gravissimo. Speriamo che venga riaperto. Il promotore di quell'iniziativa è un medico che sta molto ma molto a sinistra, che risiede a Napoli. Quindi. Un applauso più lungo per il signore. Una comunicazione di servizio, ambulatorio, a dispetto di chi pensava che ci saremmo arresi, entro gennaio sarà riaperto. Questo il risultato lo dobbiamo, come tutto, d'altronde a Mimmo, che l'ha voluto aprire, perché avevamo assaggiato il bisogno straordinario che c'era di un ambulatorio medico, anche perché c'era stato il primo ministro degli interni che aveva detto che c'era pericolo per la tenuta democratica del paese, e non era Salvini. E poi il suo presidente del consiglio che ha rincarato la dose dicendo che bisognava assisterli a casa loro. E allora per noi è stato un gioco facilissimo assisterli a casa loro, a Riace. E insieme a molti colleghi, alcuni sono qui in piazza, io non ho veramente alcune le parole giuste per ringraziare la dedizione, l'amore, la passione che ci hanno messo in questi anni ad assistere le persone, a far nascere le persone. Due sono nati recentissimamente, uno insieme all'arrivo dell'avviso di garanzia a Mimmo Lucano è arrivata una bambina e qualche giorno dopo è arrivato un bambino a cui il sindaco attuale di Riace forse non farà la carta d'identità, ma noi ce ne freghiamo, li assistiamo lo stesso. Grazie. Abbiamo fatto tante battaglie nella Locride quando eravamo ragazzi. Ebbene, sono passati tanti anni e saremo costretti a rinnovare le nostre battaglie, anche se oggi non siamo più, diciamo, giovani come un tempo. Siamo diversamente giovani, giovani dentro. Michele, delle Sardine di Campania. Eccolo. Salve a tutti, io leggo perché mi emoziono, ve lo dico subito, questa piazza è bellissima. Innanzitutto voglio ringraziare i ragazzi di Bologna per aver ideato quel tavolo di lavoro tra Campania e Calabria, che sono due terre unite dal mare, dalla bellezza, dalla incuria e dalla distanza delle classi dirigenti, dal malaffare ma dalla forte voglia di riprendersi tutto quello che gli compete. Scusate. Io sono di Sorrento, però con me ci sono tanti ragazzi che vengono da Salerno, da Napoli e proveniamo da terre di accoglienza e ne siamo molto fieri. Parlarne qui oggi per noi è un motivo di orgoglio. È un motivo di orgoglio perché le parole hanno un valore, hanno un significato specifico e non è opinabile. E troppe volte i termini sono stati usati senza consapevolezza del loro reale perché, così da essere diventati poi dopo specchietti per le allodole e poi solo strumenti e contenitori di voti. Riace rappresenta la spiegazione più sincera a tutte queste parole
Riace ha mostrato e ha spiegato come l'integrazione è strumento di cultura, è un valore aggiunto alla crescita del motore della civiltà. Ok, facciamo così, eh? Fischia nessuno e fischia la casa. Ancora. Okay. È di nuovo in piedi. Ariace ha fatto capire come l'equazione bene sta bene è l'unica formula concreta del vivere civile. Poi ci tengo per dovere di cronaca a ricordare che nel marasma di parole e termini di paragone noi non siamo mai stati invasi da nessuno. Che la parola emergenza e immigrazione non esiste. Piuttosto oggi è il 6 gennaio, come ha detto qualcuno prima di me, per tanti è il giorno del rientro. Immagino che ieri sera tutti abbiamo salutato qualcuno, chi tornava a Milano, chi tornava a Torino, a Bologna, stamattina tua figlia. E quegli abbracci erano, immagino, di affetto e malinconia, no? Come giusto che sia. Ecco, l'emigrazione di noi giovani forse è un punto un po' più evidente, date alla mano. Forse in chi governa io mi preoccuperei di quello. Io sono uno chef e non credo che sia stato giusto nella mia vita che per più di 10 anni, oltre che per cultura personale, sia stato costretto a dover girare il mondo e a trovare un posto migliore dove poter vivere. Lacrime napoletane! È quanto, mamma mia! Voglio di nuovo, a nome di tutti gli amici campani qui con noi, ringraziare chi ci ha accolto. Jasmine, Mimmo Lucano, per me è un vero onore. Le associazioni presenti e tutti noi qui che ci mettiamo comunque la faccia, ognuno nel suo piccolo. Concludo. Se è possibile, mi farebbe piacere un momento di silenzio. In memoria di tutti coloro che troppe volte non hanno avuto un'occasione come magari l'ho avuto io, che non hanno avuto una mano tesa come magari l'ho trovata io, ma spesso hanno trovato o una porta chiusa o un porto chiuso. Grazie. Grazie Michele. Marcella Stagno penso che non abbia bisogno di presentazione. È qui. È l'ultimo intervento in calendario. Velocissima, perché sono particolarmente emozionata. Per me Riace non significa solamente accoglienza, Mimmo Lucano. Per me Riace è la continuazione di quello che è stata la mia vita fino adesso. Io sono legata alla storia di Cinisi, sono legata all'antimafia. E l'antimafia per me si fa in un'altra maniera, l'antimafia non si fa esclusivamente con le manette, col giustizialismo, l'antimafia si fa creando una società diversa ed è quella che Mimmo mi ha insegnato a ritrovare in questo posto. Non nascondo che ci sono stati momenti in questi 40 anni in cui sono stata disillusa, ho perso le speranze, ci sono stati sicuramente questi momenti e devo ringraziare Mimmo di questo. Mimmo mi ha ridato la fiducia e mi ha fatto capire che quello che io ho costruito in questi 40 anni insieme a Peppino è una cosa realizzabile. Una società diversa, fondata su valori diversi, se non riusciamo a costruire queste alternative è totalmente inutile tutto il resto. Grazie Marcello.